Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci su Hearts of Iron. Il Giappone ci ha dichiarato guerra. Il Giappone ci ha dichiarato guerra e dobbiamo difenderci perché ho mandato delle truppe, ma sono state respinte perché erano truppe un po' schifose per problemi di supplies. Adesso ho portato un'altra armata, ho portato Gotthard Heinrici. Tu hai 5 di supply consumption, magari riusciamo a cambiarlo con qualcun altro. Kessenrig 4 di supply consumption. Dai, mettiamo Kessenrig. Alright. Motorizzazione prioritaria a tutti quanti. E ho paura che questi mi entrino in guerra contro di noi. Quindi per adesso teniamo queste truppe qua. Ok, anzi, ti faccio anche l'ordine di attacco. Nel caso succedesse qualcosa, tu parti subito. Ma parti istantaneo. Ok. Ho messo a produrre il Super Heavy Howitzer. Intanto diamo altre fabbriche al Mechanized. E poi rimescoliamo un po' le nostre divisioni. Mandiamo un po' di aiuti alla Cina. Start Lend Lease. Gli mandiamo un 100.000 armi. Once. Quante gliene abbiamo mandate? Non ce lo dice. Va bene. Comunque, mandiamogliele. Olà. Ora possiamo fare l'ordine. Perfetto. Ok, intanto guardate che brutto, un pezzo d'Italia qua, un pezzo d'Italia là, un pezzo d'Italia qua, che schifo. Dovremmo rimediare, dovremmo rimediare. Proviamo ad avanzare di qua. Qua, chi si è preso cosa? La Walter. No, qua abbiamo solo la cometa. Ok, dovrei potenziare un po' quella divisione. Il radar si è potenziato, potenziamo ancora. Facciamo questo che passa da Recovering Economy a qualcosa, Wirtschaftswunder. E l'Italia dichiara guerra alla Svizzera. Scommettiamo che la Svizzera entra assieme ai giapponesi? Scommettiamo. L'Italia vuole entrare con me adesso. Mando per sicurezza delle truppe di là. Il confine svizzero. Rocket Artillery si è potenziato. Facciamo Military Police. Gli americani vogliono docking rights. Ma sì, dai, ti diamo anche military access, dai. Per adesso te lo diamo, poi tanto ce li rileviamo quando attaccheremo. Voi fermatevi perché non state andando da nessuna parte. Abbiamo decifrato i sovietici. Advanced radio fatto. Qua togliamo industry. Streamlined line. Siamo nel 42 e abbiamo già fatto streamlined line. Cioè, abbiamo già fatto. Stiamo per fare. I giapponesi hanno un sacco di truppe qua. Perché i giapponesi hanno così tante truppe? Hanno mezza Cina e quindi hanno un sacco di manpower. Però non vale. Non vale. Io adesso ho dato un sacco di armi alla Cina e quindi dovrebbero essere iper mega armati. Vedremo se basta perché non gli ho dato armi fortissime. Facciamo il Panzerstreck. Qua, keep the information classified for now. Ci aumenta il fascismo, political power.
No, other countries might benefit from this. No, ce lo teniamo per noi. Ok, facciamo l'elicottero. Helicopter Brigade. Naval Warfare, dai, facciamolo. Rheinmetall. Beh, ci sono poche truppe qua sul confine. Vedo che le truppe cinesi sono ben equipaggiate, sono al 100% la maggior parte. Sarà grazie alle nostre 100.000 unità di armi che gli abbiamo mandato. E possiamo andargli altro? Sì, è 1.300.000. Urbanization. Dai, mandiamo un altro po'. Start Land Lease. Mandiamogli. No, la motorizzazione no. Mandiamogli 2.000. Ma sai che c'è? Mandiamogli tutto. 2.300 artiglierie. Motorized Military Police. Ah, ecco cos'era quella cosa che avevo ricercato. Motorized Military Police. Va bene. Ok, ma dobbiamo produrla? Production cost. Ah, sì, dobbiamo produrla. Ma sì, facciamola. Possiamo dare anche altro? Vabbè, glielo diamo dopo altro alla Cina. Questi? Questi non c'erano prima. Hungary demands Slovakia. No, non gli diamo niente. They get nothing. Ma questo buco nella pancia del Giappone chi l'ha fatto? Che poi non è per niente difeso. Ma magari ci sono altre truppe, perché io vedo solo le mie, penso. Cioè, solo le mie. Solo le mie e quelle della Cina. Perché c'ho l'attaché con loro. Anechoic Tiles, grazie. Monopulse Radar, fatto. Facciamo Advanced Fire Control. Qua gli diamo Production Efficiency Cap. E qua Modern Blitzkrieg. Dai Bangkok, perché non entri in guerra contro di noi? Perché scommetto, appena magari supero e vengo, arrivo qua con le mie truppe, è difficile. Però scommetto, se arrivo qua. Entra in guerra e mi attacca dal retro. Cioè che bravi loro, sono intelligenti a farlo, però non mi sembra molto corretto da parte loro. Ok, l'Unione Sovietica ci dichiara guerra. L'Unione Sovietica ci dichiara guerra. Siamo su mille fronti. Siamo messi davvero male. Non vorrei che loro entrino con l'Unione Sovietica, quindi. Ho poche truppe sul confine qua. Allora, contro l'Unione Sovietica. Massima, chiamiamo tutti. Chiamiamo tutti all'arrembaggio. Siamo in guerra anche contro la Svizzera? Eh sì, infatti, vi ho detto, entrerà con l'Unione Sovietica. Voi andate per di qua. E andate. Tu sei lì, ma magari mi piacerebbe che tu. Scusami, chi è che sta difendendo qua? Due divisioni. Ma in che senso will be disbanded? Ma cosa stai dicendo? Rifacciamo l'ordine di attacco. Ok, ora l'ha segnato, non so perché. No, cosa sto facendo? Ok. La Romania attacca. Grande, Romini. Noi al nord stiamo avendo un sacco di problemi, però. Noi al nord avremo problemi. Nebelwerfer, fatto. Potenziamo il pack. Un sacco di truppe. Grazie, 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 grazie.
prendiamo tutto, facciamo un'altra armata, Manstein, e metto anche te là. Guardali qua come avanzano! Urbanization. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Mass production. Ok. Il fronte sovietico deve rimanere fermo. Voi qua. Ok, in Svizzera stiamo attaccando. Dai, non bloccarti gioco. Ok, motorizzato al massimo. Voi siete là. Va bene. In Cina come andiamo? Ok, vedo poche truppe giapponesi sul confine cinese. Magari partisse sta Cina, zio Pera. Oh, un operativo. Il Defonso. Qua, Universal Engines. Oppure Fighters. No, Universal Engines. Advanced Fire Control fatto. Air. Ricerchiamo l'Advanced Small Airframe. Intanto qua la Military Police la potenziamo. E dopo averla potenziata, magari. Dov'è? Ah, qua. Me l'ero persa. Gli diamo Military Police. Panzerschreck fatto. Night Vision 1. Tu riesci ad andare? Ma scusami. No, 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 vai forte. Vai forte perché c'è il fronte sguarnito. Perché c'è il fronte sguarnito, scusami? Extra supplies, grazie. Hanno lasciato sguarnito il fronte. Che gentili. Che gentili. Ok, uno va da lì. Ah, hanno messo qualcuno. Ok, vai normale, non andare più aggressivo. Ok, perché avevano fatto quella cosa? Gli americani invece dove sono? Scusami. Ma ce la fate a sbarcare prima o poi? Vedo che hanno preso metà delle isole. Ma andiamo anche la nostra magari la flotta mi serve qua. Vabbè, mandiamo la nostra flotta. Intanto prendiamo tutti i sottomarini. E voi fate convoy raiding. Poi voi no. Unificatevi. Zacchete, e mi va bene e fate patrol. Che scemo, dovevo farlo prima. Ok, voi fate convoy raiding, voi fate patrol e vi metto qua, e mi piace. E mi piace. Voi riuscite a togliere quello? Il pack si è potenziato, potenziamo anche l'antiaerea ora. Voi attaccate qua per pinnarli, per pinnacoli pendenti. Mass production si è completato. Build a defense industry. Ora qua sostituiamo e mettiamo il pack. Mettiamo in produzione la military motorcycle.
Abbiamo altro da poter mettere? Self-Propelled Super Heavy Howitzer. Ma sì, dai. Ok. Abbiamo già 10.000 Mechanized che non stiamo ancora usando. I cinesi pushano o non pushano? Ti ho dato 100.000 armi. Tipo qua, perché non state pushando? Ah, ok, si stanno attaccando. I sovietici dichiarano guerra anche all'Iran. Male per voi, male per voi. Perché io adesso parto. No, meglio se sto fermo. Meglio se sto fermo, hanno troppe truppe loro. Mi serve Guderi anche qua. Cioè, Guderi, mi serve Rommel che è lì in Svizzera. Logistics Wizard. Perfetto. Mi piace quando prendono Logistics Wizard. Qua. Facciamo uno di questi al di là del fiume. Ok. Così avremo un po' più di supplies. Cosa ci manca? È il carburante. Il carburatio legis. Però stiamo facendo un po' di danno qua. Punto di domanda. Dai, un pochino sì. Un pochino sì. Un pochino sì. Stanno ripushando i russi. Un po' di difficoltà, mi sento. Mi sento un po' in difficoltà. ...48 divisioni, dai. Le mettiamo a Praga. Mi sento un po' in difficoltà. Tu, Ambusher. Oh, shit. Questo è un gran problema e non va bene così. E non va bene così. E non va bene così. Dai, appena arrivano quanto serve per deployare il 20%. Ah. Dovevo preparare meglio le difese. Dovevo preparare meglio le difese. Intanto stiamo facendo fuori un po' di convogli giapponesi. Andiamo anche nel Philippine Sea. Military Police 2 fatto. Facciamo anche Military Police 3. Il flak si è potenziato. Oh, fermo. Speed and Maneuverability. General Safety Precautions. Increased Armor. No, facciamo speed and maneuverability. Qua sostituiamo l'antiaerea. Oh là, abbiamo fatto un po' di danno alla flotta giapponese. Build a defense industry, world production. Ok. Qua deployati. Con Boch e Heinrici. Vi do lui e andate a difendere. Andate a difendere. Si stanno avvicinando pericolosamente a Berlino. Si stanno avvicinando pericolosamente a Berlino. Soviet Union 500.000. E l'Unione Sovietica quanto ha perso invece?
Ok, noi abbiamo fatto 1 milione. Perfetto. L'importante è essere in positivo. L'importante è essere in positivo. Berna, perché non crolla Berna? Perché è troppo potente Berna. Facciamo altre 2 divisioni di fanteria. Chi vuole venire con noi? Ah, l'Iran. L'Iran vuole venire con noi. Invite to faction, dai. Ricerche. Ma sì. No, non ricerchiamo questa cosa. Non so cosa ricercare. Ci sono troppe cose. L'Engineer Company, dai. In Giappone, come siamo messi? Abbiamo fatto fuori un loro carrier. Perfetto. Allora mandiamo qualcuno anche qua, anche nel Bismarck, sì, anche qua. E facciamo un po' di casino. Ok. Possiamo fare il nuclear reactor. Ora, commercial nuclear reactor, cosa fa? Ah, ok. Nuclear fission bomb project. Facciamo la bomba. Heavy water nuclear reactor. E lo costruiamo qua, 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 qua. Qua anche, qua anche, qua anche. Qua anche. Qua quanto manca? Diamo 12%. Dobbiamo riuscire a resistere sta avanzata sovietica. Dobbiamo riuscire a resistere. Dobbiamo riuscire a resistere. Magari. Tutti questi aerei. Li diamo a qualcuno. Così ci danno una mano. Perché se no. Ok. E li gestite da soli. Così abbiamo un po' di supremazia aerea. Ok. Voi? Ok, vi state spostando anche voi. Va bene. Così almeno ci danno una mano anche loro. Cambiamo la dottrina, cioè la dottrina, la coscrizione. Voi siete pronti? Va bene. Manteuffel. Questo qua che non so come si pronuncia. E andate. Ok, il fronte dovrebbe essere stabilizzato. Ora che ho messo anche gli aerei, soprattutto. In Giappone come va? Qualcosa abbiamo fatto. Ulala. Il Giappone non ha più una navy. Guarda qua quanti convogli che gli facciamo fuori. Intanto un sacco di ace, di assi del volo. Facciamo una cosa. Selezioniamo tutti. E quelli deceduti li togliamo ovviamente perché non servono più che altro. E assegniamo quelli che non hanno nessun, come si chiama? Nessuno stormo. Ok, bene. Bene, bene, bene.
Who Dares Wins. Intanto voi allenatevi. War production fatto. Cosa facciamo? Increase trade? No. Piano Z. No, la Comet non la voglio fare. Abbiamo altri progetti? Beh, potremmo fare il Commercial Nuclear Reactor, dai. Il Cruiser Submarine, facciamolo. È solo questo. Ok. Ok, qua cosa abbiamo fatto? Il Giappone non ha più una Navy. Non ha più una Navy e sta perdendo un sacco di convogli. Perfetto, ottimo, sono contento, almeno qualcosa stiamo facendo contro il Giappone. Night Vision 1 fatto, Improved Infantry Equipment. Almeno, oh là, grande America che ti sei preso Iwo Jima. Vediamo, abbiamo qualche intel contro il Giappone? Ok, hanno ancora un po' di Navy. Hanno ancora una bella flotta, in realtà. Però non penso sia molto, molto meglio della nostra. Ok, qua il fronte è fermo, ottimo. Qua alleniamo chi ne ha bisogno. Engineer Company 3 fatto, facciamo che Recon Company per le divisioni che le hanno. Piano Z fatto, Reestablish the... non so cosa sia. Qua in teoria un tempo avevo degli aerei, o me li hanno rubati. Mi sa che sono andati via. Ah no, eccoli qua. Eccoli qua. Non arrivano. Vabbè, fa niente. Qua, increase security, don't increase security. No, increase security. Advanced small airframe, fatto. Potenziamo gli engine. Pian piano stiamo avanzando qua. Pian piano stiamo avanzando. Bene. La Cina invece? Anche la Cina, grande. Ho fatto bene a mandargli un sacco di armi. Ho fatto davvero bene a mandargli un sacco di armi. Military Police 3 ricercato. Facciamo Engineer Company di nuovo. E abbiamo uno slot di ricerca che non sto usando. E potenziamo i montagnini. Sono riuscito a bloccarli e ora sto devastando tutti i convogli che arrivano qua al sud. Alright, non avranno più supplies qua sotto. Allora, fermiamoci. E facciamo un ordine di attacco qua in basso. Ok, dai Roma. Forum de Marine Force Troop. Non so se l'ho detto bene. Qua cancelliamo. Bene. Voi come siete? Siete allenati? Facciamo l'ordine di attacco. E tra poco partiamo contro l'Unione Sovietica.
intanto si stanno preparando. Bene. Li aspettiamo. Erano quasi arrivati alle porte di Berlino. Erano quasi arrivati alle porte di Berlino. Loro hanno un sacco di truppe in più. Non so se riusciamo a fare qualcosa in questo momento, più che altro. Magari dovrei allenare un altro po' di truppe. Oh, gli americani sono sbarcati? O no? Sì, forse qua sono sbarcati. Montagnini fatti, potenziamo ancora. Oh, oh, oh. Due truppe circondate, che fai? Non te ne privi? Oh là, dai che si pusha lungo la costa. Vedo tante bolle verdi quando avanzo. Atlantic Naval Bases. Ok. Jet Engine potenziato. Anche il premietto. Perché ho fatto tanti, tanti progetti. Flexible Operations. Posso fare altro? No. Dai, americani, avete voglia di sbarcare in Giappone, per favore? Possiamo fare delle missioni anche lì, però. Togliamo il Bismarck, togliamo il Java. Così facciamo delle missioni anche lì in alto. Ora possiamo spostare questi di qua. Li aiutate qua. Ordini di attacco così. E andate. Non voglio togliere queste truppe, mi spaventano tutte queste truppe in Thailandia, non vorrei che mi facessero qualcosa da retro. Allora, io direi che anche per questa puntata può essere tutto, stiamo avanzando pian piano stiamo avanzando, quindi non temete, prima o poi riusciamo a sconfiggere il Giappone. Noi ci vediamo alla prossima, io vi ringrazio, ciao!